È importante perché finalmente si può cambiare una giustizia che è 30 anni che aspetta di essere cambiata, una giustizia lenta, non sempre giusta perché purtroppo per i tempi a cui assistiamo i delinquenti escono, non vanno a finire in galera, e in galera ci vanno a finire degli innocenti. Per far sì che queste cose non accadano più è giusto votare il 12, io suggerisco dei sì. Se uno vuole dare 5 sì, bene, ma uno può anche dare dei no, l'importante è esercitare quel diritto dovere di voto, perché o si cambia così o il Parlamento in 30 anni non è stato in grado di fare alcunché. Che da quando è stata indetta la data del referendum, già non troppo felice nella prima fine settimana della chiusura delle scuole col venir meno delle restrizioni Covid, e da quel momento non si è più parlato di referendum. Lo spazio dedicato dal servizio radiotelevisivo pubblico e privato è pari allo 0,0 eccetera. Questa è una cosa che non esiste. 2/3 dei cittadini italiani non sanno neppure che il 12 si voti. Mi immagino cosa possano conoscere dei contenuti. Per poter esprimere un voto consapevole i cittadini devono saperlo. Abbiamo intrapreso questo sciopero e devo dire che le prime crepe nel muro del silenzio si stanno creando. Che cosa si aspetta? Guardi, io gli ultimi sondaggi pubblicabili vedevano un 30% di partecipazione. Oggi c'è una maggiore informazione, ho invitato tutti coloro che vanno a votare, adottare un non votante, portarlo a votare, e già dal 30 passiamo al 60 e il risultato è raggiunto. La posizione per un no forte, chiaro e netto a tutti i quesiti. Il principale difetto di questi quesiti è che non sono chiari, ma che soprattutto l'informazione su questi quesiti è stata del tutto parziale da una parte e da altre parti totalmente contraria alla verità. Il referendum è uno strumento democratico importantissimo, però il quesito referendario deve essere molto chiaro e la gente deve capire molto bene che cosa va a votare. Cioè, se voti sì, una certa norma non deve più esistere, se voti no, una certa norma deve esistere. Questi quesiti referendari non soddisfano questi requisiti. E a mio parere si dice che la gente non capisce, no? Che sono quesiti giuridici, troppo articolati e così via. Io penso come cantautore intelligente, cioè quando si tratta di decidere di andare, tu vedi che la gente è lì con gli occhi ben aperti e sa cosa fare.